Buongiorno a tutti, gentili telespettatori di Toscana TV, bentrovati a Toscana TG, una nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con le notizie che riguardano Livorno, perché questa mattina a Stagno è stata posata la prima pietra di quello che sarà la futura bioraffineria di Livorno. Ne parleremo ovviamente con la nostra Rachele Campi, sentiremo il sindaco di Livorno e anche i vertici di Eni su questa importante opera che cambierà ovviamente il volto industriale della città labronica. Poi andremo invece in provincia di Firenze, in particolare nel piccolo comune di Londa, dove venerdì il sindaco Tommaso Coretti si è barricato dentro una banca di Intesa San Paolo, l'ultima banca del paese che ha annunciato la chiusura. Questa mattina Caterina Gonnelli ha cercato di parlare con i vertici locali di Intesa San Paolo, non ci è riuscita, ma noi saremo ovviamente a Londra per capire le ragioni e la protesta dell'amministrazione comunale. E poi ci soffermeremo ancora sui temi che riguardano l'economia, la protesta dei lavoratori del distretto di Prato, in particolare a Carmignano nella giornata di ieri, tutta la giornata di percorsa da andare a Tarantino, e andremo a Prato dove c'è una giornata particolare a scuola tra laboratori e esercitazioni di protezione civile. Lo sport, il calcio, infine con la Fiorentina e le voci di mercato che riguardano Parisi, che potrebbe addirittura trasferirsi al Milan nel prossimo mercato di gennaio, in attesa che riparta il campionato con la partita, con la trasferta di Lecce. Però partiamo subito intanto dalla notizia principale che riguarda la posa della prima pietra della bioraffineria di Livorno a Stagno, che ancora dà lavoro a un migliaio di famiglie tra personale diretto e indiretto. Una trasformazione importante quella in bioraffineria, ci racconta tutto da Livorno Rachele Campi. Buongiorno Rachele. Sì, buongiorno Andrea. Quindi a settembre c'era stata la firma del decreto di compatibilità ambientale e questo ha dato di fatto il via libera per il progetto della bioraffineria di Eni, che si trova a Stagno, a Livorno, e che compie 85 anni. Si trova praticamente ad un cambio di passo importante. Oggi c'è stata la posa della prima pietra con i vertici Eni e anche con i vertici istituzionali di Livorno. E quali saranno i lavori? Sostanzialmente ci saranno, intanto l'area è tutta cantierata in una zona in particolare, e c'è la previsione di tre impianti. Si parla di un impianto di produzione di VHO, cioè di biocarburanti idrogenati, e si avrà un'unità di pretrattamento delle cariche biogeniche, poi un impianto di ecofining che consentirà la produzione di 500 tonnellate all'anno, appunto, di carburante, e un impianto per la produzione di idrogeno, perché è proprio l'idrogeno, praticamente dalla materia viene tolto l'ossigeno e viene inserito l'idrogeno, ed è questo che poi consente, diciamo, di avere poi un risultato che sia più compatibile, diciamo, anche a livello ambientale. Era presente anche il presidente del consiglio di amministrazione di Eni Zaffarana, sentiamolo nell'intervista. Beh, innanzitutto vorrei esprimere tutto il mio orgoglio per questa giornata in cui mi piace sottolineare alcuni aspetti, cioè che Livorno, che è una città in cui è nata l'industria energetica italiana, continua ad essere protagonista anche per il futuro, cavalcando la transizione energetica che è in atto, e questo lo fa appunto attraverso la prossima bioraffineria, nella quale o in ordine alla quale mi piace sottolineare tre aspetti. Utilizzerà tecnologia proprietaria di Eni, il che vuol dire sostanzialmente grande capacità di innovazione e di ricerca. Lo fa con grande attenzione al sociale, tant'è che verranno salvaguardati tutti i livelli occupazionali diretti e indiretti che sono attualmente presenti nella nostra città di Livorno. E in terzo luogo mi piace sottolineare anche che entra protagonista la città di Livorno con riguardo al piano Mattei, perché la materia prima che sarà qui utilizzata sarà la materia prima che arriva almeno in grande parte, in buona parte, dalle nostre agri-hub in Africa. E quindi questo diciamo così, che crea anche un ponte ideale tra Livorno e l'Africa, che, come voi tutti quanti sapete, rappresenta uno snodo essenziale oggi nella politica più generale energetica del nostro paese. Ebbene sì, ma parliamo anche della tempistica, perché gli impianti saranno pronti nel 2026. E per entrare invece, diciamo, più da un punto di vista tecnico, per capire che cos'è che si andrà a produrre, abbiamo sentito il direttore della trasformazione energetica di Eni, anche perché un impianto del genere
ovviamente deve portare a dei vantaggi, soprattutto dei vantaggi anche ambientali, quindi si parla anche di una riduzione delle emissioni della lavorazione che è appunto prodotta all'interno dell'impianto, e si parla anche di questo avvio verso la decarbonizzazione dei trasporti. Sentiamo il direttore. Le bioraffinerie che usano la nostra tecnologia sono molto flessibili e possono trattare qualsiasi tipo di carica vegetale proveniente da coltivazioni fatte crescere in ambienti degradati, in terreni degradati, comunque non in competizione con la catena alimentare, o una larga gamma anche di scarti e rifiuti come gli oli di frittura, i grassi animali, e materie prime di scarto della zootecnia o dell'agricoltura. I prodotti che escono oggi sono l'HVO prevalentemente, cioè la Hydrogenated Vegetable Oil, che può essere utilizzato in purezza in qualsiasi tipo di veicolo, assicurando una riduzione delle emissioni di CO2 in tutto il ciclo di vita dal 65 fino addirittura al 90%, risultando così perfettamente compatibile come effetto GHG, cioè riduzione della CO2, a un veicolo elettrico. In prospettiva potremmo anche pensare di produrre anche il SAF, il Sustainable Aviation Fuel, che, ricordo, Livorno è stata la prima raffineria a produrlo già in quantitativi modesti fin da 2 anni fa, utilizzando una materia prima proveniente dalla bioraffineria di Gela e upgradandola a Sustainable Aviation Fuel proprio qua, e lo stiamo ancora facendo. Quindi, insomma, siamo arrivati ad un vero e proprio cambio di passo, e questa mattina c'era anche il sindaco della città di Livorno, Luca Salvetti, anche lui ha firmato la posa della prima pietra. Salvetti ha detto: questo è un luogo che comunque si rinnova, c'è stata molta diciamo anche iniziativa da parte dell'amministrazione comunale per cercare in modo particolare di salvaguardare i posti di lavoro. Era proprio su questo che l'amministrazione e che il primo cittadino erano interessati a tutelare. Chiedo alla regia di mandare l'intervista a Salvetti e ti restituisco la linea. Quello che deve, insomma, consolidare il futuro di questo sito industriale, dopo perché per tanti anni c'erano stati soprattutto punti interrogativi e tante incertezze. Si inizia dall'inizio del millennio, dove, insomma, si è rischiata addirittura la chiusura con tutte le famiglie in grande apprensione, le famiglie dei lavoratori. Poi da 4 anni fa si è cominciato a ragionare in un certo modo per trovare un percorso che potesse essere utile a Eni, ma essere utile anche al territorio, ed è stato trovato nella bioraffineria, che mette insieme tante cose, ovvero una produzione che ha un mercato, una esigenza degli occupati di mantenere il proprio posto di lavoro e la necessità di guardare alla sostenibilità ambientale. Direi che questo passaggio, da questo punto di vista, ci consegna un quadro incoraggiante, ed è un successo per tutti. E da Livorno il futuro della bioraffineria, andiamo in provincia di Firenze, a Londa, comune di 1800 abitanti, dove venerdì il sindaco di Londa, Tommaso Coretti, si è barricato per oltre 7 ore all'interno della filiale di Banca Intesa San Paolo per evitarne la chiusura. Negli ultimi anni a Londra sono mancati servizi essenziali come il medico di base, il pediatra. Ci colleghiamo in diretta proprio con Londa, davanti alla sede della Banca Intesa San Paolo, con Caterina Gollelli e il sindaco Coretti. Buongiorno Caterina, a te. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, siamo qui in compagnia del sindaco di Londra, Tommaso Coretti. Come hai detto tu, un comune di 1800 persone, considerate che la metà, se non di più, stanno nella parte più alta, qui siamo nella parte più bassa. Questa è la via principale, alle mie spalle ex Cassa Risparmio di Firenze, ora Intesa San Paolo, anzi ora non più perché è chiusa da venerdì. La comunicazione era stata data a giugno al sindaco, che ha cercato in tutti i modi di trovare un canale prima istituzionale, poi insomma di dialogo con i piani alti della banca, ma non, insomma, c'è stato poco da fare, finché poi non ha deciso, dopo una protesta della mattina, di rimanere di fronte alla banca, anzi all'interno della banca, e si è barricato per 7 ore. E poi cosa è successo, sindaco?
Niente, diciamo che dopo la protesta, dopo la manifestazione, abbiamo organizzato venerdì mattina insieme a tutti i consiglieri regionali e a tanti sindaci del territorio, perché si rendono conto che i prossimi saranno loro, i prossimi comuni dove chiuderanno saranno quelli più grandi. Ho deciso in forma di protesta di rimanere all'interno della sede oltre l'orario di chiusura, al che ho creato un po' di disagi, ha voluto essere semplicemente una protesta simbolica per far risaltare le problematiche dei territori montani, perché chiudere una banca in un territorio come questo non è solo un'operazione di razionalizzazione finanziaria come la spacciano le banche, ma è chiudere un presidio sociale. La banca non serve solo per metterci i risparmi di una vita, ma serve anche come strumento e luogo di incontro, dove le persone si possono incontrare e dove specialmente gli anziani hanno nella persona che lavora all'interno della banca un punto di riferimento, una persona di fiducia con la quale si possono rapportare. Ecco, consideriamo che qui la maggior parte della popolazione è anziana. Che cosa è stato promesso quindi da Banca Intesa? Perché comunque almeno lo sportello Bancomat doveva rimanere, invece ha rischiato anche quello di saltare. Sì, diciamo la decisione mia di questa protesta è scaturita dopo che ho saputo che avrebbero tolto anche il Bancomat. Voi considerate che in un paese dove c'è uno di tutto, un fornaio, un macellaio, un panettiere, un ristorante, anche gli stessi negozianti hanno bisogno la sera di fare dei versamenti per non portarsi gli incassi della giornata a casa e soprattutto anche per avere un minimo di presidio, cioè abbiamo tutti i conti con la ex Cassa di Risparmio di Firenze, una banca che è stata sul nostro territorio per decenni e di punto in bianco ci vediamo privati dell'unico sportello bancario del paese, per cui perlomeno la banca ci ha promesso e il direttore, diciamo, il responsabile della Toscana, Tito Nocentini, ha promesso davanti ai cittadini che avrebbe ripristinato il Bancomat e avrebbe organizzato un servizio dedicato per le persone anziane che ovviamente non possono usare i moderni mezzi tecnologici, non ne hanno né la volontà né la capacità e soprattutto mi sembra anche una grossa mancanza di rispetto verso quella generazione che ha aiutato a far crescere le banche e l'ultima generazione che è riuscita a mettere due risparmi via. Ecco, noi speriamo che le promesse verranno mantenute, purtroppo non c'è niente di scritto, quindi sulla parola, però c'è stato uno scontro abbastanza animato con Tito Nocentini. Sì, c'è stato uno scontro abbastanza animato, ovviamente non siamo arrivati alle mani, però ho avuto la netta sensazione che lui dice che sono i piani alti che hanno preso questa decisione, però c'è una sorta di distacco completo dalla realtà che vivono le persone. Lui sostiene che si sta andando verso un mondo tecnologico, che i servizi non saranno tolti ma si potrà fare tutto sull'home banking oppure con i servizi di money. Ecco, money. Ecco, una persona di 80-90 anni cosa capisce quando dici servizio money? Che cosa, ma, cioè, dove va? Guarda, ti faccio questa battuta, ieri sera l'ho detta a mio padre e ovviamente mio padre si è messo a ridere perché prima di tutto non ha capito la parola in inglese e soprattutto io mi domando come facciano ultra settantenni che solitamente sono persone che hanno lavorato una vita e con il dito indice pigiano quattro tasti sul telefono a poter fare un'operazione bancaria con l'home banking. Il problema e la battaglia non è per me, che sono di una generazione cresciuta con le nuove tecnologie, ma sono per tutta una serie di persone che non hanno né la voglia né la capacità di poter progredire. Purtroppo per le banche sono ancora vivi, non sono ancora morti e quindi bisognerebbe avere un po' di rispetto per queste persone. Ecco, allora i punti Money sono in realtà appunto bar e luoghi dove poter pagare magari una bolletta o fare diciamo qualche altro servizio, però noi abbiamo provato a chiedere un'intervista al direttore Tito Nocentini, direttore per quanto riguarda Toscana e Umbria per Intesa San Paolo, ci è stato detto prima che era in riunione a Milano, poi che era in riunione a Firenze, insomma probabilmente non ci voleva incontrare, ma vediamo il nostro tentativo
tentativo e poi vi restituisco la linea. Comunque noi saremo qui a verificare che lo sportello Bancomat ci sia e poi vedremo se le promesse sono mantenute. Vi restituisco la linea. Sono Caterina Gonnelli. Signora, buongiorno. Sì, è andata anche prima in portineria, la collega ha parlato con me. Sì. E cioè tutta la mattina in riunioni. E se gentilmente può fare riferimento ai contatti che le ha dato la collega. Sì, sì, io però ho bisogno di un numero di telefono, la mail è, perché è abbastanza urgente, quindi se mi può lasciare anche il numero di telefono. Non sono autorizzata a lasciare il numero di telefono, però se vuole mandare una mail, le colleghe già sanno di un suo eventuale contatto, le ho già avvisate, quindi le risponderanno sicuramente a stessi. Senta, ma il direttore è a Firenze o no? È qui in sede? È a Firenze. Ah, è a Firenze, ok. Quindi è qui in sede? E ora queste informazioni io gentilmente non posso darle. Quindi non vuol parlare con noi, immagino, perché... No, non lo sa nemmeno, perché è in riunione in questo momento, io non riesco ad avvisarlo, però di solito se vuole prendere un appuntamento magari ci organizziamo. Ecco, ma non può chiamarlo urgente? No, se vuole prendiamo un appuntamento e volentieri... Un appuntamento per... quanto sta in riunione? Tra un'ora? Tra due ore? Nel primo pomeriggio? Noi possiamo sempre... Benissimo, allora la ricontattiamo noi volentieri. Bene, grazie. Grazie. E adesso andiamo ovviamente a occuparci di quello che è accaduto ieri a Carmignano. 1000 persone al corteo organizzato da Sud Cobas contro mafia e sfruttamento del lavoro. Presenti istituzioni, amministratori pubblici, collettivi di fabbrica, semplici cittadini, sindacati confederali, seppur spaccati come la CGIL. I manifestanti chiedono di andare oltre il clamore mediatico. Il servizio di Nadia Tarantino. Se in Toscana avete bisogno di qualche tipo di supporto, che sia sanitario, di accoglienza o anche nell'acquisto di un bene, in molti casi, magari senza saperlo, vi imbatterete in una cooperativa. Il nostro patrimonio da questo punto di vista è vasto, circa 3.000 entità in Toscana che oltre ad essere una vera e propria stampella della gestione pubblica, soprattutto sul comparto sanitario... Scusate, ovviamente il servizio non era questo, ci scusiamo con i telespettatori, lanciamo il servizio corretto su il corteo Sud Cobas ieri a Carmignano. Oggi nel 2024 a Prato si sciopera di domenica perché la domenica non è un giorno di riposo, perché è ancora ora non è un giorno di riposo per migliaia di operai. Ieri per la prima volta in 6 anni di battaglie Sud Cobas non ha manifestato da solo. Per la prima volta istituzioni, amministratori pubblici, politici, sindacati confederali, non tutti per non smentire le spaccature, sì la CGIL Toscana e Firenze, no quella di Prato, mondo dell'associazionismo, collettivi di fabbrica, comitati si sono uniti al grido contro la mafia e contro lo sfruttamento del lavoro. Un corteo di 1000 persone. Lo sfruttamento quotidiano è la violenza e il diritto di sciopero è il diritto all'autodifesa sacrosanto. Tra i volti noti quello del presidente della regione, rappresentanti del comune di Carmignano, Prato e Poggio a Caiano. Oggi rompiamo il muro del silenzio, domani bisogna iniziare a mettere in campo le proposte per risolvere un problema che è presente nel distretto tessile pratese. Una marcia di 5 chilometri, rumorosa ma pacifica, come tante altre del sindacato autonomo che nel suo nome richiama valori come unione, democrazia e dignità. Dal 2018, quando i leader Luca Toscano e Sara Caudiero hanno organizzato i primi scioperi, si contano 1 migliaio di lavoratori irregolarizzati. E mentre il corteo avanzava lungo il percorso prestabilito, nelle fabbriche che non chiudono mai, tanti lavoratori a testa bassa, sulle macchine che cuciono l'oramai famoso abbigliamento fast fashion pratese. Per l'aggressione di mercoledì notte davanti alla confezione Lin Weidong, la procura ha aperto un'inchiesta che farà il suo corso. Come farà il suo corso la protesta contro lo sfruttamento, sia che le adesioni di ieri diventino strutturali che no. Doveroso e obbligatorio per tutti in questo momento condannare chi prende le spranghe e viene a picchiare chi sta protestando pacificamente, ok? Ma è arrivato il momento di avere un po' più coraggio da parte della politica, delle istituzioni che in questi 6 anni sono stati o in silenzio di fronte agli scioperi, alle aggressioni, oppure addirittura hanno criminalizzato chi si è messo a picchettare i cancelli. E
E adesso l'economia, perché domani, 15 ottobre, prende il via Risk Academy, un percorso formativo d'eccellenza nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze, Banca Cambiano 1884 e Cabell Industry, rivolto agli studenti del corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo e Finance e Risk Management dell'Ateneo Fiorentino. Il progetto mira a creare una solida sinergia tra aziende partner e il mondo accademico, costruendo una rete dedicata alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni. Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze e Banca Cambiano 1884 sono protagoniste di rilievo nel progetto, entrambe impegnate nelle celebrazioni per i loro importanti traguardi, 140 anni per la banca e 100 anni per l'Ateneo Fiorentino. I partecipanti seguiranno in 7 sessioni tra ottobre e novembre una serie di lezioni pratiche sul mondo bancario e finanziario tenute da manager, docenti ed esperti provenienti dalle aziende partner. E adesso la cronaca: un uomo di 60 anni è morto nello scontro tra la bicicletta su cui viaggiava e un'auto, avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 in Viale Europa a Marlia, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca, in Lucchesia. Sul posto è intervenuto il 118, anche con l'elicottero Pegaso, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, presente anche la polizia municipale. E adesso andremo a Prato da Samuela Pagliara per una mattinata particolare per l'attività scolastica tra laboratori e esercitazioni di protezione civile. Buongiorno Samuela. Bella, ben trovata. Sì, esatto Andrea, è proprio così. Noi adesso siamo davanti nel giardino, diciamo, dell'istituto alberghiero Datini di Prato, perché oggi si è svolto il primo appuntamento del laboratorio artigiani in classe, dedicato appunto a far apprendere ai ragazzi e quindi alla loro formazione i mestieri degli artigiani locali. In questo caso si parla del pane, i ragazzi oggi hanno imparato come valorizzare i grani antichi e domani poi vedranno lo sviluppo della materia prima che hanno lavorato oggi. Oggi è stato organizzato dal Comune di Prato in collaborazione con le associazioni di categoria e si rivolge agli studenti del triennio di pasticceria. Oggi però è stata una giornata parecchio significativa per gli studenti anche del convitto Cicognini di Prato, perché in occasione della settimana della protezione civile questa mattina si è svolta un'esercitazione proprio all'interno del giardino del convitto. Siamo ovviamente nel centro storico di Prato. Alla manifestazione ha partecipato la prefetta di Prato Michela La Iacona, ma anche tante delle autorità e tutto il corpo dei soccorsi che si muove nel momento di necessità, quindi vigili del fuoco, personale della misericordia, Croce Rossa e insomma tutta la macchina degli aiuti. I ragazzi quindi hanno potuto sperimentare che cosa vuol dire aiutare gli altri e sviluppare la cultura della solidarietà. Tra questo loro ovviamente hanno imparato anche i passaggi proprio decisivi, quindi come fare una chiamata di emergenza che sia il più utile e più chiara possibile in momenti di necessità, ma anche la prevenzione, la gestione della paura in quei momenti e anche la pianificazione affinché non si arrivi appunto a ritrovarsi in momenti di estrema necessità. Sono stati ripercorsi anche gli interventi più significativi che i vigili del fuoco, ad esempio di Prato, hanno svolto nelle diverse missioni, dalle recenti alluvioni che purtroppo hanno colpito il nostro territorio, ma anche all'estero. E c'è una frase che ha colpito particolarmente i ragazzi, detta appunto dai vigili del fuoco, cioè: il coraggio si basa sulla formazione che ci permette di gestire la paura. Vi lascio con le interviste del dirigente scolastico del convitto Cicognini in Incheri e della prefetta La Iacona. A voi. Dirigente, oggi è una giornata speciale per il convitto, qui viene ospitata un evento che è per la settimana della protezione civile. Quanto è importante parlare ai ragazzi, anche se molto giovani come quelli che oggi erano qua, dei valori della protezione civile? Direi sia fondamentale, infatti noi abbiamo coinvolto anche proprio i bambini più piccoli della primaria, delle medie, oltre a quelli dei licei, perché crediamo sia fondamentale far capire, no, ai nostri ragazzi quanto le forze dell'ordine, protezione civile, vigili del fuoco siano al servizio di tutti noi. Quindi a volte, no, li vediamo come figure un po' misteriose, non sappiamo cosa facciano, o quasi supereroi, no? Invece è importante far capire che siamo tutti persone e quindi con preparazione e competenza si affrontano anche situazioni di emergenza, grazie alle quali tutti noi, no, possiamo affrontare calamità che purtroppo accadono. E quindi i ragazzi, siccome noi lavoriamo, no, per far sì che loro siano i cittadini di domani,
è fondamentale che loro conoscano queste realtà e tocchino con mano quello che tutte queste persone fanno per noi. I ragazzi oggi credo abbiano avuto delle pillole di conoscenza. Abbiamo voluto preparare insieme con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco questa simulazione in modo da far vedere a loro proprio praticamente quello che si può fare e quello che va fatto anche come prevenzione, come anche comportamenti di autoprotezione. Quindi speriamo di avere realizzato così, insomma, di avere dato un contributo alla loro conoscenza. E adesso la pagina sportiva, ci colleghiamo con la nostra redazione con Giulio Falciai. Buongiorno e bentrovato Giulio. Ciao Andrea, un saluto a tutti. Allora, manca ancora molto al mercato di gennaio, però oggi, secondo i quotidiani, in particolare secondo il Corriere dello Sport Stadio, il Milan avrebbe messo gli occhi addosso a Parisi, addirittura per fare il sostituto di Theo Hernandez al Milan, che sarebbe, diciamo, una notizia per altri versi clamorosa. Però insomma, si parla già del mercato in uscita alla Fiorentina. Parisi è uno di quei giocatori che a Firenze, con Gosens e Biraghi, ha davanti a sé la strada bloccata. Sì, esatto, diciamo durante le soste delle nazionali è un momento per le dirigenze di fare un quadro, un punto della situazione sui propri giocatori, soprattutto sugli esuberi o su chi ha trovato poco minutaggio. Tra questi in casa Fiorentina c'è sicuramente il nome di Fabiano Parisi, che quest'anno l'abbiamo visto veramente poco, in 5 occasioni su 11 addirittura non è neanche sceso in campo. Detto questo, ci stanno pensando due squadre importanti del nostro campionato, non solo il Milan ma anche la Roma. I giallorossi sono sulle tracce dell'ex Empoli per dargli il ruolo di vice Angeligno, mentre il Milan pensa a Fabiano Parisi come sostituto di Theo Hernandez. Detto questo, è in realtà una trattativa che farebbe contenti tutti, ovviamente le due squadre, perché puntano a trovare un degno sostituto del proprio titolare, ma soprattutto la Fiorentina, che si toglierebbe dallo spogliatoio un giocatore scontento per lo scarso minutaggio, e soprattutto il calciatore, che vuole sicuramente dimostrare di essere ancora in grado di poter dire qualcosa in questa Serie A e dimostrare all'italiano prima e a Palladino adesso di poter essere anche un titolare in questo campionato. Stasera c'è la nazionale che scende in campo a Udine contro Israele e poi ovviamente dopo la sosta per le nazionali si ripenserà di nuovo al campionato. La Fiorentina è chiamata all'esame Lecce. Sì, esatto, innanzitutto ti do come notizia che la squadra si ritroverà domani mattina al Viola Park, dopo quasi 5 giorni di riposo concessi da Palladino proprio per i punti raccolti nelle partite precedenti a questa sosta. E mentre per quanto riguarda la nazionale, questa sera ultima partita di questa sosta contro Israele alle 20.45 a Udine, una gara molto importante perché l'obiettivo di Luciano Spalletti è sicuramente quello di chiudere questa sosta con il primo posto nella UEFA Nations League, in attesa di rigiocare con la Francia, che ha già battuto, e contro il Belgio, che è reduce dal pareggio 2-2 di la settimana scorsa. E ci potrebbe essere anche forse l'esordio dal primo minuto oppure magari a gara in corso di un ex Fiorentina, visto che i giocatori viola non ce ne sono dopo che Moise Kean per la lombalgia ha lasciato il ritiro, e si tratta di Nicolò Zaniolo, che è stato convocato nei giorni scorsi a causa dell'espulsione del centrocampista della Roma Pellegrini, che è tornato ad allenarsi a Trigoria. Al suo posto è stato convocato il numero 10 dell'Atalanta. Grazie a Giulio Falciai della nostra redazione sportiva. E adesso parliamo invece di quello che è accaduto a Montespertoli, dove si è svolto in provincia di Firenze un seminario sul cambiamento climatico e l'impatto sul vino del futuro. La frase colpa del cambiamento climatico è ormai diventata un mantra nella nostra quotidianità. In una regione come la Toscana, dove l'agricoltura di qualità rappresenta un valore aggiunto significativo, il tema è particolarmente sentito. A Montespertoli si è tenuto un seminario sull'impatto di questo fenomeno sulla produzione del vino del futuro, offrendo spunti di riflessione davvero stimolanti. Per cui il viticoltore deve davvero essere sempre più esperto, perché l'esperienza fatta nei decenni passati potrebbe non essere più valida, e questo è il grosso problema. Se te, non so, 50 anni fa potevi fare il vino basandoti su serie storiche importanti, attualmente no,
attualmente tu hai una serie storica di 10 anni. Oggi la cultura e la conoscenza assumono un ruolo centrale nel mondo dell'enologia, soprattutto in relazione al vitigno principe della nostra regione, il Sangiovese, che nei prossimi anni potrebbe essere fortemente influenzato dagli effetti del cambiamento climatico. Dovremo comunque valutare, al netto della plasticità di questo vitigno, quali possono essere eventuali alternative per una produzione di qualità. Ma oggi la vendemmia 2024 ci annuncia vini intensi di aromi e profumi. Per il momento possiamo dormire sonni tranquilli, ma per quanto? Le notizie del nostro telegiornale sono terminate, ma tra poco arriva il TG Sport, la nostra rubrica Piano Terra e poi il meteo. Quindi altri appuntamenti da non perdere, restate lì. Buon pomeriggio a tutti, buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.